When they gathered around and started talking, and that's when Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking, then he look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. Cosa c'è in quel sacchetto? Ah, pensavo che in quanto medico sapessi cosa fosse una dieta sana. Che vuoi che faccia, mamma? Mi telefono in pausa e mi fai correre per tutta quanta Manhattan per vederti. Andiamo, amore mio. Secondo me ti farebbe bene prendere un po' di sole. Non devi sempre stare chiusa in quel laboratorio. E a che stai lavorando? Prime donne. Prime donne? C'è ancora chi lo guarda? Devi sapere che è uno spettacolo ancora attualissimo. Chi interpreti? Mary. È un gran bel personaggio. Alla fine fa una carriera spettacolare, proprio come quella a cui sei destinata tu, tesoro mio. Aspetta a parlare. La prossima settimana presenteremo i risultati, poi vedremo se continueremo con la ricerca. Ce la farai. Quando ti metti in testa una cosa, riesci sempre a portarla a termine. Sarà una settimana fantastica. Prima c'è il tuo compleanno e... Scusami. Sì? Natalie? Sono Colin, ho quasi finito i colloqui. Ryan Armstead e il signor Singer sono gli ultimi sulla lista. Il professor Siebert ha annunciato la sua visita, sbrigati. Sì, ma adesso sto pranzando. Come? Stai pranzando? Con mia madre, sì. Ok. Senti, il colloquio con Brian è a luna, giusto? Verrò direttamente in laboratorio. Va bene, a dopo. Sì, a dopo, ciao. Brian? Chi è Brian? Chi partecipa allo studio si affida alla nostra discrezione. Dai, non essere fiscale. Conosci di continuo uomini di successo con geni buoni, giusto? Uomini con geni cattivi, a dire il vero. Geni cattivi che bisogna studiare. Geni cattivi che bisogna studiare? Mm-hmm. Sono uomini. Che studio audace. Ma sono di successo, non è vero? Questi uomini mi interessano solo ed esclusivamente dal punto di vista scientifico. Ok. E che mi dici di quel tuo collega, quel ricercatore? Colin? Sì. Colin è... il migliore amico che abbia mai avuto. Sei vecchia per queste amicizie. Portalo a casa. Mamma! Allora, per il momento ti devi concentrare veramente solo sulla tua ricerca. Ed okay. È quello che voglio fare. Bene. Ma ricorda una cosa. Non voglio che tu finisca come tuo padre a fare il medico del paese. Mi dia questo. Andrà più che bene. Sì, certo. Ehi, signorina! Deve fare attenzione. Può essere molto pericoloso qui al porto. Davvero? Allora è una fortuna che ci sia un dottore qui in giro. Quale dottore? Dottor Wayne. O forse lei è un veterinario. Comunque credo che questo posto sia pericoloso soprattutto per gli astici. Ah, certo. O meglio, no. Non ho fatto in tempo a cambiarmi. Comunque le posso dimostrare che la morte di questi astici non sarà vana. Qui all'angolo conosco un ristorante davvero eccellente. Mi scusi un attimo. Faccia pure. Louise? Sì? Attenzione! Dottor Wayne! Oh! Brian non ha il gene del successo. Geneticamente la sua carriera non ha alcuna spiegazione. L'uomo fatto da sé, adoro questa frase. Abbiamo ancora speranze? Dottor Smith, dottoressa Wayne, allora che fanno i vostri cari geni del successo? Venga, professore. In effetti è come avevamo pensato. Sui geni isolati si depositano gruppi metilici, grazie ai quali... Dottoressa Wayne, so bene che il DNA cambia. Perché la giraffa, per esempio, ha il collo così lungo? Perché si nutre delle foglie più alte. Primo semestre. Il resto è mutazione. Lo sa chiunque. No, non si tratta di mutazione. Possiamo parlare di modificazione genetica. La cosa spettacolare è che i nostri soggetti che hanno geni cattivi, grazie a positive relazioni sociali... Non me lo dica adesso. La presentazione è la prossima settimana. Dottor Smith, vuole aggiungere qualcosa? Io mi immaginavo. Ma perché fa così?
ci ha sempre affidato una parte consistente del suo budget annuale per la ricerca interdisciplinare, o forse non vuole che abbiamo successo? Non lo so. Se avessimo ragione, rischierebbe di usare il suo libro di genetica per accendere il fuoco del caminetto. E il tuo? Abbiamo 5 giorni, ce la faremo. Peggy? Sì, Natalie Wayne. Sono il dottor Jamison dell'ospedale di Boston. Suo padre ha avuto un incidente. Oh. Subito dopo l'incidente non riusciva a parlare ed era confuso. Presumiamo una chiamata dall'ospedale. Un leggero trauma cranico, ma non sappiamo dirle altro. Come mai non siete ancora riusciti a fare una diagnosi? Poco prima di essere visitato si è dimesso volontariamente. Come sai, i medici sono i pazienti peggiori. Forse lei che è la figlia riuscirà a convincerlo a tornare. Che è successo? Al momento non posso proprio muovermi. Condivido pienamente. Lei è snob, piena di autostima. Mi raccomando, rammarico per i tempi andati. È questo che voglio sentire. Sì. Hai ben 2156 amici. E io vengo completamente ignorata. Io voglio essere stimata. Voglio anche essere toccata, capisci? Sì, sei stata brava, lo vedo. Ma? Ma io vorrei più autocompiacimento. Mary sente di avere tutte le ragioni. Sì, però Mary è anche... Oh, no, 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 no. Scusate, per favore, solo un attimo. Vado via immediatamente. Mamma, mi hanno appena chiamata per una cosa su Daniel. E per questo motivo interrompi le mie prove. Ecco, esatto. Un secondo, per favore. Ha avuto un incidente e subito dopo si è fatto dimettere dall'ospedale. Non mi meraviglia. E adesso dovrei convincerlo a tornare a ricoverarsi. E a Marbled? Perché chiamano proprio te? Beh, a quanto pare sono l'unica parente. Oh. Senti, io non voglio assolutamente che lui si approfitti di te. Grazie. Quando potresti andarci? Io? Io non posso muovermi. Sono nel mezzo delle prove, non me ne posso certo andare. Sì, ma io credo che... Natalie, con tutto il cuore. Ma non posso. Devo continuare a lavorare. Ma quanto ci vuole? Va bene. Sì, credo che siano solo 2 ore di macchina. E quindi lo vado a riprendere e lo riporto in ospedale. Posso farlo io. Tranquilla, tanto niente, ma è stato semplice con tuo padre. Adesso vai e fai attenzione. Scusate. Che? Mi hai appena detto che non possiamo perdere nemmeno un giorno. Sì, Colin, lo so. Ma torno domani, tranquillo. Tu sei il collega più capace che io abbia mai avuto. Non lo dico tanto per dire. Sì, sì, sì. Certo, ma certo. Va bene, ma quando torna il professore matto mi chiudo dentro e ordino una pizza a spese tue. Sì, fallo pure. A dopo. Ma... Ci sentiamo. Mi scusi? Sì? Avrei un problema con la... Guardi, con la mia gomma. Qui non ce ne sono. Come? Non ci sono gomme da comprare. Veramente pensavo che magari... Senta, venga qui. Lei aiuta me e io aiuto lei. Ah. Vedo che qui funziona ancora alla vecchia maniera. Sì. Venga. Onestamente, io andrei un po' di fretta. Matthew Bradford, potrebbe prendere questa chiave e tenere fermo il bullone? Mm-hmm. Questo qui? Esatto.
A proposito della mia gomma... Le metto la ruota di scorta. Tenga fermo, ok? Mm-hmm. Cavolo! Ah, che dolore! Faccia vedere. Perché? Perché sono un medico. Fa male? Ah, sì! Ormai la mano è andata, purtroppo. Spiritosa. Ma che razza di medico è? E lei che razza di meccanico è? Non ho detto di essere un meccanico. E non sono il proprietario. Capisco. Allora adesso chiamo il carro attrezzi e... Non è necessario, so cambiarla una gomma. Venga. Lì può bere qualcosa e lavarsi le mani. Ah, la chiave? È inserita. Siamo in campagna e la gente qui è più onesta. Buongiorno. Buongiorno. È lì dentro? Se si riferisce al dottore, sì. Bene, dovrei parlare con lui. In molti vogliono parlargli. Lei chi è? Natalie Wayne. Ma è sua figlia. Esatto. Un momento, che chiedo. No, non si preoccupi. Aspetti, non può entrare così. L'ha fatto. Mal di testa, nausea e vertigini? Natalie. Trauma cranico, vero? Che ci fai qui? E tu? Perché non sei in ospedale? Per un lievissimo trauma cranico? Mi scusi, dottore, la signorina è entrata senza che io... Non c'è problema. Lei è Natalie. È mia figlia. Nelle tue condizioni non dovresti visitare i pazienti. Parli come un medico? Eppure ti sei dedicata alla ricerca. Ho deciso di utilizzare le mie conoscenze mediche qualora fossero necessarie. Posso? Certo. Su, Sario, non stai bene, devi andare in ospedale. Ti ha mandata tua madre? Mi hanno chiamata dall'ospedale perché hai deciso di andartene. Sei in cima alla lista delle persone da contattare in caso di urgenza. Mi spiace che ti abbiano disturbata. È tutto a posto. Tu non puoi saperlo, sei scappato prima di fare tutti gli esami. Non devi preoccuparti per me, è tutto sotto controllo. Non mi preoccupo per te, ma per i tuoi pazienti. Natalie, io sto bene. Perdonami. Senti, adesso devo continuare le visite. E tu avrai di certo altro da fare. Sappi che potrai contattare l'ordine dei medici e farti radiare. Il prossimo, prego. Natalie, suo padre è l'unico medico nei dintorni. Se manca lui, chiudiamo l'ambulatorio. C'è il servizio medico per le emergenze. Sì, ma qui in paese non c'è. E gli anziani che non possono muoversi rischiano di restare senza assistenza. Allora deve chiamare un sostituto. Non c'è nessuno. Suo padre non va neanche in ferie. Non siamo preparati per questi casi. No! Che è successo? Niente, sono inciampato. Louise, non potrebbe aiutarmi?
Perdita dell'equilibrio, un chiaro segno di trauma cranico. Sciocchezze, sono inciampato. Jeff, adesso apra bene la bocca e vediamo la situazione. Mi serve per la visita. Adesso ci penso io. Farà tutte le visite? Sì. Jeff, sono la dottoressa Wayne. Adesso apra la bocca. Oh! Questo è un... è un amo da pesca, quello che vedo. Ebbene. Sa, è la prima volta. Ciao, Alice. Ciao. Come ti senti oggi? Non migliora? No. Allora siediti pure lì. Louise? Sì? Non so dove si deve mettere il numero dell'assicurazione. Nessun problema, lo faccio io. Grazie. Alice è l'ultima paziente per oggi. Bene. Su, vieni con me. Bene, gli organi interni sono a posto. Ma i dolori all'addome non sono ancora passati. Hai per caso avuto dei bruciori di stomaco? Non lo so. Intendo dire, ti brucia qui e sale fino all'esofago? Sì, è successo un paio di volte. Hai mangiato qualcosa di insolito? Quando hai avuto l'ultimo ciclo? Io esco un attimo. 2 settimane fa. Allora, direi che nei prossimi giorni è meglio che mangi fette biscottate e crema d'avena. In questo modo si calmeranno i dolori. Consegna il campione di urine a Louise insieme a questa ricetta. Vedrai che ti guariremo. Grazie. Arrivederla. Ciao. Vedrai che ti guariremo. Noi. Eri lì a origliare. Certo, devo sapere che combini con i miei pazienti. Senti, Natalie, ti ringrazio per l'aiuto. E fa buon ritorno. Vuoi continuare a lavorare in queste condizioni? Qual è l'alternativa? Abbandonare una come Alice? Hai letto nella cartella che ha perso peso? Sì, infatti deve essere tenuta sotto osservazione. Sì. E chi lo fa qui, a parte me? Daniel, io... io resto qui fino a domani. Siamo in alta stagione. Ci sarà il tutto esaurito. Allora... dormirò sul tuo divano. Sali, per favore. Andiamo. Abiti da solo? Sì. Me la ricordavo più ordinata. Forse prima sistemavo di più. O lo facevano per te? Hai avuto molte amiche? È per questo che non sei più venuta da me? Perché ogni tanto c'era una donna che ordinava? Natalie, che cosa vuoi da me dopo tutti questi anni? Lascia perdere. Chissà che sciocchezze ti ha raccontato tua madre. Ti faccio vedere la stanza. Thank you.
Questa è la tua stanza. Spero che almeno ci sia il wifi. Pronto, mamma? Natalie, stai tornando a casa? No, devo restare ancora un po' qui a Marbled. Bisogna trovare un sostituto per l'ambulatorio di Daniel, ma non è facile perché a quanto pare nessun medico vuole lavorare qui, nemmeno per poco tempo. Beh, lo posso immaginare. Ma questa ricerca potrebbe farla la sua segretaria, non trovi? Natalie, senti, il tuo lavoro è troppo importante. Non puoi certo perdere tempo laggiù, chiaro? E poi devi pensare anche a Colin. Scusa, mamma, ti richiamo io, va bene? Ciao, Colin. No, non posso ancora tornare. Sì, lo so. Lo so, ma... Non ho il dono dell'ubiquità, ci manca solo che mi fai venire i sensi di colpa. Lo so. Scusami tu, lo so che non è colpa tua. Ecco a te. È zuppa di astice? Sì. Credo di averla salata troppo. Sei innamorato? Basta solo sciacquarsi la bocca. Com'è successo? L'incidente sembra essere stato drammatico. Dimmi, come al solito, volevi per caso salvare la vita di una bella donna? Chi ti ha detto che era bella? L'ho solo dato per scontato. Io sono un medico. Per professione salvo vite. Sarà drammatico quando non lavorerò più. Purtroppo non saprei dirle quanto durerebbe la sostituzione, dottor Huntley, ma... Sì, il dottor Wayne non... Va bene, dottor Huntley, allora ci pensi con calma e mi faccia sapere. Può chiamare anche in ambulatorio, ok? Bene, arrivederci. Che c'è? Sei rimasto chiuso fuori? No, spesso si incastra. Senti, posso anche uscire quando vuoi telefonare di nascosto alle tue amiche del frigo. Perché dici così? La chiave è all'interno. Stai fraintendendo tutto quanto. E lascia quella chiave lì dov'era. Mia amica del frigo, come tua madre. Stammi bene, Josh. Grazie. E ringrazia tanto Edel. Va bene. Arrivederci, dottore. Arrivederci. Arrivederla. Arrivederci. Tieni. È per te. Non ti scordar di me. Per me? Non pensi che io sia un vecchio sentimentale? Dalla moglie di Josh per la nuova dottoressa. Ah, sì. Ma ho un'altra cosa per te.
Tanti auguri per il tuo compleanno. Non l'ho dimenticato. Credo che starà molto bene sul caminetto, accanto al premio Nobel per la medicina. Sei davvero un sentimentale. E tu sei una famosa ricercatrice, come Madame... Il marito si chiamava Pierre, e senza di lui non sarebbe stata famosa. Il prossimo, prego. Alice, entra. Ciao, Alice. Salve. E questa è Natalie, mia figlia, e la mia assistente. Sì, lo so. Ah, sì? Sì. Allora, che cos'hai questa volta? Hai di nuovo quel fastidioso mal di stomaco? Sì. Mi fa sempre male, ho dolori fortissimi. Per questo ti abbiamo chiamata. Il sospetto che fosse una gastrite ora è confermato. Natalie, ci pensi tu? Mm-hmm. L'unica cosa è che non si tratta di un'infezione di tipo batterico. E cioè? Intendo dire che l'origine della tua gastrite non è fisica. Infatti può venire per tanti altri motivi. Per esempio a causa di stress, di ansia... Però non lo dica a mio padre. Ha già tante preoccupazioni. E a cosa sono dovute? Al divorzio. Perché vedo mia madre molto di rado. Cose del genere. Non gli dica niente. No. Beh, veramente dovrei parlare con tuo padre dei risultati degli esami, ma non preoccuparti, adesso ti prescrivo un farmaco che lenisce l'acidità di stomaco e... poi vedrò come aiutarti su tutto il resto. Alice! Finito? Quello è tuo padre. Non gli dica niente, me l'ha promesso. Ciao. Salve. Buongiorno. Salve. Lei lavora qui, per Wayne? Mm-hmm. Per qualche giorno. Io sono sua figlia. Non sapevo che lui avesse una figlia. Mm-hmm. Anche lei ne ha una. Giusto. Comunque, lo sta aiutando a rimettere in sesto l'ambulatorio? Perché sarebbe necessario. Alice, dammi un attimo. Sì, ok. Tanto devo andare in bagno. Una passeggiata? Sì, certo. Andiamo. Alice, mia figlia ti ha dato una ricetta per caso? Sì. Allora vieni con me, dovrei avere qualche campione. Alice ultimamente è proprio... beh, è un adolescente e... è il dottor Wayne. Ormai è troppo vecchio? No, non è questo. Credo sia solo un po' distratto. Sta diventando sordo. Lei sa qualcosa? Eh? Mm-hmm. Allora forse Alice non gli dice tutto. In ogni caso credo che lui non sia in grado di aiutarla. I dolori molto spesso hanno un'origine psichica, quindi da un punto di vista medico si è un po' limitati. Perché? Le ha detto qualcosa per caso? Che cos'ha? Io per il momento le ho prescritto un farmaco che agisce sull'acidità di stomaco, così i dolori dovrebbero passare. Però dovrebbe cercare di parlare con lei un po' più spesso. Voglio solo che mia figlia guarisca. Ci penserà lei adesso? Sì, o meglio, farò di tutto per aiutarla. Promesso? Certo. Bene, la ringrazio. Allora, andiamo? Sì, ci vediamo. Arrivederla. Arrivederla. Adesso ci penserà lei a te. Ottimo. Mal di testa? No. Bugiardo. Marvin! Ops! Salve. Harvey, vedo che sta meglio. Prego. Ha appena telefonato un certo dottor Huntley. Purtroppo non potrà fare la sostituzione. Cavolo. Suo padre sa delle sue ricerche? No.
Potrei parlarle un momento, Louise? Ho appena finito il turno. Sì, lo so. Ma sicuramente lei conosce Daniel meglio di chiunque altro qui. Sì, direi proprio di sì. Negli ultimi tempi lo ha trovato un po' strano. Si è comportato in modo insolito, magari già prima dell'incidente. Diciamo che si è abituato a fare le cose in un certo modo. Che cosa nasconde nella scrivania? Non saprei. Io sono preoccupata, Louise. Il dottore sta solo invecchiando, tutto qui. In compenso sul lavoro può competere con qualunque medico. Ah, questo è indiscutibile, non lo nego. Louise, lei ci tiene molto a mio padre. Sì, certo. Sacrifica se stesso per gli altri ed è una persona meravigliosa. Non merita di essere spiato come se fosse un delinquente. Per la legge mio padre è un medico che continua a curare i pazienti anche se non è più in grado di farlo. È un comportamento criminale, chiaro? Forse da voi in città è così. Ma qui da noi, lui è come un eroe. Adesso devo proprio andare. Buona giornata. Tanti auguri a te. Ci vediamo stasera. Grazie. Ma purtroppo non posso ancora andare via. Ah, che peccato. Ah, sì. Allora, ok. Ah, ho convinto i genitori di Singer e il figlio degli Amstead a far esaminare il loro DNA. Oh! L'hai detto tu, controlliamo tutte le generazioni. Sì, sì. Forse riesco a convincere anche qualche altro parente. Potrebbe esserci utile per la nostra presentazione. Assolutamente. Ah, Peggy farà le analisi mentre tu sarai Ciao. Fuori. Vedo che senza di me ve la cavate bene. Lo sai che non è vero. E poi è tua l'idea. Ci pensi tu alla presentazione della ricerca? Hai ragione, ci penso io. Stammi bene, Colin, ti richiamo dopo. Ciao. Mamma, ciao, sono io. Hai un attimo? Sto venendo a trovarti. E dovrei arrivare tra non molto. Come, scusa? E come mai? Ah, Natalie. Sono tua madre. Non dimentico certo il tuo compleanno. Per te. Grazie, mamma. Buon compleanno. Grazie. Però non ci hai messo sopra 33 candeline. Ecco, l'ha fatto Daisy, la mia portinaia. Non sapeva quanti anni hai. Buongiorno. Ciao, Daniel. Grazie. Accidenti, come sei invecchiato. Kate, ho ancora abbastanza forza per godere della tua affascinante sincerità. Devi sopportarla. Tanti auguri, Natalie. Auguri. Grazie.
Per te gli anni sono passati senza lasciare traccia. Rivelami il segreto. Per me niente champagne? Senti, Daniel, quant'era grande quell'affare che ti è caduto in testa? Mamma, basta. Mangia pure, Daniel, quello che mangi tu non fa ingrassare noi. Sono davvero stanco morto, scusate. Natalie, domani apri tu l'ambulatorio? Mi stai affidando i tuoi pazienti? Cerca semplicemente di lasciarli in vita. Che gli hai preso a tuo padre? Lo sapevi che in camera sua ha una scatola piena di nostre foto? Beh, credo sia meglio che io non sappia cosa c'è nella sua camera da letto. Io però non riesco a capire il motivo per cui se ne sia andato via così. Tesoro, lasciamo perdere questo argomento. Ha fatto quello che ha voluto. Sai, tuo padre allora era talmente dominante e carismatico che avrebbe potuto fondare una setta. È bello qui. Ma temo di dover tornare a New York. Vieni con me. Ho troppe cose da fare. Ma non resterai ancora a lungo, vero? Non preoccuparti. Dottoressa Wayne, un attimo. Che sarebbe? Questo è il farmaco che suo padre ha dato a mia figlia. Penicillina. Io non l'ho prescritta ad Alice, non ha alcun senso. La sua gastrite non è di origine batterica, deve essere stata una svista, mi dispiace. Una svista? Mia figlia è allergica alla penicillina. Suo padre lo sa benissimo. 5 anni fa è quasi morta per uno shock anafilattico. E grazie a Daniel è sopravvissuta. E adesso? Avrei dovuto credere alle voci. Un attimo, di quali voci parla? Lo chieda Myra Barnes. È andata da suo padre per delle difficoltà respiratorie e le ha prescritto una crema muscolare. Beh, forse aveva anche altro. Aveva l'asma. E quando lei ci è ritornata, Daniel si è arrabbiato tantissimo e voleva sapere chi l'avesse prescritta. E poi c'è Bill Thompson. Lui ha detto che deve farsi operare al ginocchio. E che cosa c'è di strano? Bill si è fatto già operare al ginocchio ben 6 mesi fa. Adesso basta. Anche se personalmente voglio bene a Daniel, non si avvicinerà a mia figlia. Dovrei denunciare entrambi. Posso chiederle perché mi racconta tutto solo adesso? Se non sbaglio, mi ha detto che secondo lei Daniel è solo sordo. È un problema affrontare la verità quando è spiacevole. Che cosa intende dire? Beh, glielo chiedo perché... Da quanto tempo è divorziato? Divorziato? Che cosa c'entra questo? Sua figlia Alice è sana fisicamente, ma la sofferenza psichica si manifesta spesso a livello fisico, in particolare in figli di coppie divorziate. È una stupidaggine. Non lo è affatto. È la pura verità. Che ci fa qui? Ho visto la luce accesa. Rovista ancora tra le cose di suo padre. Sono un medico e sto leggendo le cartelle. Buonanotte. Louise. I casi Thompson e Barnes. Capita spesso che sbagli così le sue diagnosi? Ogni tanto sì. Ma non capita di tanto in tanto a tutti i medici? Quantifichilo ogni tanto. Crede sia una cosa grave? Penso che non sia solo un trauma cranico. Vada pure a casa.
Noi due siamo dalla stessa parte, mi creda. Questo perché? Secondo te? Voglio solo festeggiare il tuo compleanno tranquillamente, senza essere disturbato. Ne vuoi un po'? Oh no, per me è ancora presto. Sì, hai ragione. Natalie, come sai, ho subito un grave trauma cranico. Puoi aiutarmi qualche giorno così da potermi rimettere in sesto? Ti pagherò. Hai dato tu questa ad Alice Bradford? Sì. Perché? Beh, sei stata tu a diagnosticarle una gastrite, o sbaglio? Sì, ma non batterica. Comunque, a parte questo, Alice ha una grave allergia alla penicillina, Daniel. Tu stesso le hai salvato la vita 5 anni fa. Se l'avesse presa, avresti avuto la sua vita sulla coscienza. Myra Barnes, Bill Thompson, che mi dici di loro? Nonostante gli anni, è sempre tutto uguale. Io che cerco di fare una cosa carina e tu... Perché, Kate? Perché? Non sono Kate. No, ma parli proprio come lei. E ormai sei come lei, una narcisista, presuntuosa, egocentrica. Scusami, è stato un errore. Buongiorno, Louise. Buongiorno, dottor Wayne. Deve dirmi qualcosa? Sono preoccupata. Dovrebbe smettere di lavorare. Chi ha detto questa sciocchezza? È stata mia figlia. C'è molto da fare, quindi al lavoro. So quello che vedo e non mi piace affatto. Credo abbia bisogno di riposo. Riposerò quando sarò morto. Louise, siamo una buona squadra, no? Chi è il primo di oggi? Male che è arrivata. C'è qualcosa che non va. Ha fatto venire tutti, Bill Thompson, Myra Barnes. Ha detto loro che era urgente. Sono qui. Sì, Bill Thompson è già dentro. Mi ha detto che si deve preparare per un intervento ambulatoriale. Se premo qui, Bill, sente dolore? Diciamo solo un po'. Signor Thompson, sarebbe così gentile da attendere un attimo fuori? Sì, torno la settimana prossima, meglio. Dimmi perché lo hai fatto! Memozepil.
Come può il tuo medico lasciarti lavorare? Te lo sei prescritto da solo. Daniel, se si tratta di demenza... Io non sono demente! Che cosa credi? Prendo quelle pasticche perché non sono altro che un preparato omeopatico. A volte dimentico le cose, è vero, ma adesso basta. Per questo non hai voluto fare l'attacco in ospedale, vero? No. Questa volta non scapperai. Stai rischiando di finire in prigione, Daniel. Perché vuoi denunciarmi? Sappi che finora hai avuto solo fortuna, se non è successo nulla di grave. Domani prendo un appuntamento al Policlinico di New York. Se mi diranno che non soffro di demenza, mi lascerai in pace? Ti lascerò in pace, promesso. Che cosa dovrò dire ai suoi pazienti? Che il dottore è malato. Grazie, Natalie. Grazie di tutto. Adesso possiamo andare. La ascolteremo fino a New York. Decido io qual è la musica giusta per il mio funerale. Smetti. Andiamo. Vado a prendere dell'acqua. Va bene? Sì. Certo. Ecco, stringi quello. Aspetta Dottoressa. Ciao. Come sta, Alice? Meglio. Quanto le devo? Niente. Alla fine ha fatto anche lei qualcosa per me. E che cosa avrei fatto? Ho affrontato qualche spiacevole verità, grazie a lei. Ho parlato con Alice riguardo al divorzio. E? Credo che ora stia meglio. Bene. Scusi se l'altro giorno l'ho aggredita. Non è stato un suo errore. Aveva il diritto di essere arrabbiato. Per fortuna non è successo niente. Dove state andando? Anche mio padre deve affrontare qualche spiacevole verità. Che tipo di problemi ha? Segreto professionale. Capisco. Basta che non torni a lavorare. Che cos'è, una minaccia? Al contrario. Vorrei aiutarvi, entrambi. Grazie. Ma al momento non saprei come. Preferirei entrare da solo. No,
Altrimenti mi racconti solo quello che ti fa comodo. Avanti, prego. Adesso le dirò una serie di numeri e lei dovrà ripetermi la serie al contrario. Ad esempio, se io le dico 4-5, lei dirà 5-4. Bene, 4-7-9-8-1-5. 5-1-9-8-4-7. Adesso proviamo un'altra volta. 5-1-9-8-7-4. Mi sta prendendo in giro? Sono gli stessi numeri al contrario. Allora me li ripeta nell'altro senso. Una cortesia. Mi dia il suo numero di cellulare. La invito a cena e verifica se ho imparato il suo numero di telefono. Potrei darle il numero di mio marito. Beh, con un po' di fortuna, tra poco dimenticherò questo amaro rifiuto. Suo padre è sempre così diretto? A volte è anche peggio. Pare che lei abbia fatto colpo. Bene. Allora facciamo subito la TAC e un esame del sangue. In molte forme di demenza, i ricordi più recenti spariscono e riaffiorano flashback dei vecchi ricordi. Ciò vuol dire che ricorderà sempre solo il passato? Beh, sarà così per un po' di tempo, sì. Per quale motivo vi siete separati? Lui ti ha tradita, vero? L'ho tradito io. E perché non me l'hai mai... Mai raccontato? Avevi 8 anni, come facevo a dirtelo? È già da un po' che non ho più 8 anni. Non volevo cambiare l'idea che ti eri fatta. Perché rimangare tutto? Per chi? Quale verità sarebbe stata migliore? Che? Ma esiste una sola verità. No, no, la vedo diversamente. Ciascuno ha la sua. Ah, capisco. Comunque è stato lui il primo a tradire. Il suo successo come chirurgo a New York. La nostra famiglia. I miei spettacoli a Broadway. A lui tutto questo non interessava più. No, no. Lui si è innamorato per primo, capisci? Di quell'ambulatorio nel Massachusetts. E tu non volevi vivere in campagna? Sì, ma cosa avrei fatto lì? Una volta all'anno a Natale avrei fatto la parte di Maria. Non potevo. Beh, avreste potuto trovare una soluzione. E perché è scomparso completamente dalla mia vita? Le abbiamo provate tutte, Natalie. Ce l'abbiamo messa tutta. Ma tu eri così dilaniata. Avevi sempre quei mal di pancia, eri così affranta e fuori di te. E poi a un certo punto tuo padre ha deciso che era meglio andarsene via. Quindi l'ha deciso lui, giusto? Alla fine neanche tu volevi stare da Daniel. Sì, ma solo perché non volevo che tu, mamma, ti intristissi. È tardi per cambiare le cose, Natalie. Oh, mamma. No. Tranquilla. Mamma, io però non posso consolarti. Pensa come possa sentirmi io adesso. Ho appena ritrovato mio padre e ora lo perdo di nuovo, prima ancora di... Voglio andare da Daniel. Voglio sentire anche la sua verità. Conosci già questo gioco? No. Allora, guarda bene. Fa come faccio io. Non vuoi provare? Va bene. Sei stata brava? Sì. Stavolta hai vinto. Grazie. Lo rifacciamo? Il sospetto che si tratti di Alzheimer è stato confermato. Tuttavia, per fortuna, si trova in uno stadio iniziale. Avrà delle limitazioni, ma con la terapia giusta le prometto che potrà vivere al meglio per diversi anni. Quanti? Non si può dire con esattezza. E mia figlia? Le probabilità che a un certo punto della sua vita anche lei possa ammalarsi sono più basse di quanto si sia pensato finora. Ci sono determinati fattori, per esempio dei legami sociali stabili, che potrebbero avere quindi un effetto più che positivo sul decorso della malattia stessa.
Potrò ancora lavorare? Temo di no. Cosa ricorderò domani di questo momento con te? Quando hai avuto i primi sintomi? Circa un anno fa. Pensavo che le foto e i biglietti sul tuo frigorifero fossero tutte le tue amanti. Pazienti. Serve ad abbinare i nomi ai loro volti. Per paura di essere scoperto, io ho sempre cercato di nasconderlo. Ho pagato un alto prezzo per questa vita. E adesso sta svanendo tutto. Io sto svanendo. Non starai dicendo sul serio. Stai per ripartire. Sì, devo sistemare delle cose nell'ambulatorio. Ma proprio adesso che siamo a tanto così, i risultati sono eccellenti. Guarda, Peggy ha lavorato senza sosta per giorni. Ecco, i geni si ereditano, ma il portatore può influenzarli. Vedi, Brian, Singer e anche tutti gli altri. I gruppi metilici, a quanto pare, paralizzano le particelle elementari invece di aggredirle. Un sistema ingegnoso ed economico. La natura è... Fantastica, è tutto fantastico. Io sono contenta che ve la caviate anche senza il mio aiuto. Ma devi fare tu la presentazione. Sei tu la mente della ricerca. Quello che ci serve è proprio qui dentro. Devo andare. Va bene. Dai, vai pure, vai. Grazie. Grazie, a proposito, credo che tu le piaccia. A chi? A Peggy. A chi? Problemi? Non è sempre un male essere sostituiti. Tutto a posto? Certo. È bello essere qui, di nuovo. Che cosa fai? Vale di ucciderti, idiota!
Mia cara bambina, io non volevo uccidermi. Volevo solo provare emozioni e svegliarmi da questo incubo. Vuoi provare qualcosa? Posso anche prenderti a schiaffi, allora, se vuoi sentire qualcosa. Mi sei mancata. Pensavo di doverti dimenticare per il tuo bene. E ora invece non devo più preoccuparmi. Accadrà per forza. Non so come ho fatto tutto questo tempo senza di te. Bambina mia. Salve! Come va? Che ha suo padre? All'Alzheimer. Mi dispiace. Ma è a uno stadio iniziale e con la terapia giusta potrà trascorrere ancora un paio d'anni discretamente. Capisco. Che resti tra noi. Sì, certo. Rimarrà lei nell'ambulatorio? Mm-mm. Devo tornare al laboratorio. Per diventare famosa. Ottima idea. Deve bere 2 litri d'acqua al giorno, va bene? Grazie. Un'offerta per? Un'offerta per rilevare l'ambulatorio. Ah, di già. Gli avvoltoi si radunano. Oh, Luis. Non può restare lei. Si fidano tutti. Del resto è la figlia di Daniel. Daniel? Da quando non sono più sua dipendente ci diamo del tu. Diamo un'occhiata a questo dottor Martin. C'è qualcun altro di là? No. Per oggi abbiamo finito. Ciao.
Ciao. Mi hanno detto che devi distrarti. E chi lo ha detto? Credo che ti faccia bene vedere un po' i dintorni e conoscere gente prima di sparire di nuovo. E va bene. Allora facciamo un giretto. Mi aiuti? Vedi alla gara annuale di canoa. Mm-hmm. Si vince un premio? Certo, una cena per due nel miglior locale della città. Il tuo, quindi? Ovviamente. Salve, dottoressa. Ah, buongiorno. Salve. Buongiorno, un piacere. Ben arrivati. Si diverta. Papà! Ah, ciao. Ciao. Ho una proposta da farti. Ti sfido a una gara di canoa. E se vinco, domani posso andare alla festa di Giulia. La canoa ha due posti. Nessun problema, vado con Jake. Jake, eh? Oh! Dovrò cercarmi una partner anch'io. Oh, io sono davvero negata per queste cose. C'è sempre una prima volta, è facile. Sono quasi orgogliosa, devo ammetterlo. Niente da dire. Complimenti, è stata bravissima, dottoressa. È arrivata seconda al traguardo, è davvero brava. Grazie. Sono io che ringrazio lei. Senza il suo aiuto sarei come il capitano Acab. Che? Beh, la mia gamba, il dottore voleva amputarla. Senta, dov'è il dottore? È il nostro miglior canoista. Forse se ne è dimenticato, può succedere. Arriverà a momenti, ok? Lo sanno già tutti? Le voci girano. D'altronde è un paese. E adesso lo prendono in giro. No, è il loro modo per affrontare la perdita. Sì, ma ti avevo pregato. Dovevi metterlo così in ridicolo. Ma io non l'ho messo in ridicolo. Dai, non fare così. Vado, credo che sia la cosa migliore. Meglio adesso che dopo. Buon proseguimento. Non è giusto. E va bene, scappa pure. In quel laboratorio. Scusi. Va a Marbled. Grazie. Kate, vuoi
venire anche tu alla premiazione della gara di canoa? È sicuramente il momento sbagliato. Perché sei qui? Per Natalie, è ovvio. Vieni. Earl Grey, il tuo preferito. Te lo ricordi ancora? Sì, è così con questa malattia. La memoria a lungo termine c'è, ma quella a breve termine si disattiva. Come mai sei qui? Tu non prendi mai niente sul serio. Non ridiamo mai delle stesse battute. Hai ragione. Allora, qual è il problema? Ho paura che possa prendere la decisione sbagliata. Credi che voglia restare? Se solo tu avessi visto quanto ha lottato per questo progetto di ricerca. Se tu avessi visto con quale cura si occupa dei pazienti. Sì, ma quanto un ambulatorio potrebbe rappresentare una sfida. Voglio dire, quando l'entusiasmo finisce? Per me non è mai finito. Non puoi sottoporla a questa pressione. Pensi che mi sia ammalato apposta perché lei venisse nell'ambulatorio? Spiritoso. Conosco i suoi obiettivi meglio di chiunque altro. Meglio di Natalie? Beh, io osservo la situazione dall'esterno. Scusa, di che cosa stavamo parlando? Non dirai sul serio adesso, vero? No, ma non sono pronto a negoziare il futuro di Natalie con te. Il tè si raffredda. Che fate? Che hai fatto ai capelli? Kate, dai, lasciala in pace. E voi? State preparando una nuova versione sulla vostra separazione, vero? Tuo padre voleva solo dirti che... Ferma! Qualunque cosa fosse, non devo certo dirgliela io. Invece devi dirla tu stesso. Natalie, tuo padre teme che tu stia per prendere la decisione sbagliata. Pensaci bene. Ah, mi state facendo innervosire. Come ti salta in mente? Una decisione sbagliata? Io non temo proprio niente. Colin, ciao. Come state procedendo, tu e Peggy? È al telefono. Sì, con Colin. È una semplice telefonata di lavoro. Dai, allora vengo. Bravo, ragazzi. Sì, no, non è un problema. Sì, arrivo al laboratorio stasera tardi, ok? Il cercatore con il quale lavora in quel laboratorio. Chissà che cosa si stanno dicendo. Interessante, anzi, al contrario. Ciao. Che cosa devi fare? Devo ritornare a New York. Andiamo insieme, Natalie? No, vado da sola e non è la tua vittoria, mamma. Abbiamo sbagliato. Aspetta, tu prima Kate. Hai detto... Beh, d'accordo. Va bene, noi abbiamo sbagliato. Il tuo lavoro è sempre stato più importante... E vieni a dirmelo proprio tu, Kate, Daniel. No. Non ricominciamo con le vecchie battaglie. Ci siamo tanto amati. Che è successo? Spiegami che cosa ci è successo. Penso che entrambi vedevamo davanti a noi solo il nostro obiettivo, ma non il prezzo che bisognava pagare. Ti ha reso felice essere diventata un'attrice? Beh, in ogni caso più felice che se fossi diventata la moglie del dottore di un idilliaco paesino sul mare. Ma che cos'è la felicità? Sono solo momenti. Kate, mi resta poco tempo. Facciamo pace, ti va? Anche se probabilmente lo dimenticherò. Stammi bene. Ho letto la tua presentazione, quindi si può anche influire sui geni. Mm-hmm. Sì, molto più di quanto si pensasse. Che bella notizia. Sì. Non dovrai ripetere gli errori dei tuoi genitori. Che mi dici del signore che vuole prendere l'ambulatorio? Del dottor Martin? Che impressione hai? Insomma... Gli venderai l'ambulatorio?
Tu non hai la minima intenzione, è vero? No. Io devo tornare a New York. Sì. Allora se lo aggiudicherà questo dottor Martin. Sì. È bello poter parlare con te come fosse la normalità. È quello che ho sempre sognato. C'è un tempo per andare via e un tempo per ritornare a casa. Una cosa alla volta. Ma che ti ha dato quella tua bella neurologa? Le pillole della saggezza, per caso? You with the sand. Don't be discouraged though I realize it's hard to take courage in a world full of people. You can lose sight of it all in the darkness there inside you. Feel so small, but I see your true color shine through. See your true colors. That's why I love you so. Don't be afraid to let them show your true. Vi ringrazio di essere venuti. Signore e signori, ho il grande piacere di presentarvi la mia stimatissima collega alla quale dobbiamo tutto quello che abbiamo potuto realizzare in questa ricerca. Signore e signori, la dottoressa Natalie Wayne. Sta tranquilla, ce la farai. Grazie alla fiducia e a tutto il sostegno che ci ha dato il professor Siebert, siamo riusciti a rendere sempre più convincente il concetto di modificazione del DNA. Che i geni ci pilotino, è vero. Ma anche noi possiamo pilotare i geni, molto più di quanto si pensasse finora. Verrebbe da dire, esprimendolo in modo romantico, che abbiamo il nostro destino fra le mani. E ora è comprovabile scientificamente. Oh, così è troppo. Grazie. È qui. Arriva. Eccolo. La commissione ha appena deciso. È rimasta molto colpita. Ora vi attende ciò che i ricercatori di tutto il mondo sognano. Avere a disposizione una fondazione per portare avanti la propria ricerca. Congratulazioni. Grazie. I miei più sinceri auguri. Grazie davvero. Mi scusi, professore. Avrebbe un momento? Sì, certo. L'avrà detto dal profondo del suo cuore, vero? Oh, ma certo! Sprezza di gioia! Peggy. Grazie, Peggy. Grazie. Hai visto? Che cosa ti avevo detto? Sei stata fantastica. Ce l'abbiamo fatta e abbiamo i fondi per i prossimi anni. Anzi, potremmo averne addirittura fino alla pensione. Non sei contenta? Certo, sì, certo. Scusi, chi sta cercando? Devo parlare un secondo con la dottoressa Wayne. Non sembra, però. Aspetta un attimo. Alice, che ci fai qui? Ho mal di pancia. Sei venuta da sola? Sì, con l'autobus. Papà crede che io sia da Giulia. E perché sei qui? Vorrei che lei tornasse. Ci manca tanto. Mio padre e il dottor Wayne dicono che la sua vita è qui in città, ma secondo me lei non ha capito quanto le vogliamo bene. Perché è partita in questo modo? Senza neanche salutarmi. È vero, ti chiedo scusa. Non ti ho salutata. Ma qui avevano davvero bisogno. Poi mi hanno delusa un paio di persone, quindi... Anche lei mi ha delusa.
ha fatto la spia. Non ho fatto la spia. Non fa niente. Alla fine mi ha aiutato. Ma mio padre sta male lo stesso. Credo che abbia il mal di pancia senza batteri. E nemmeno lei mi sembra stia bene. No? Oh, cavolo. Pensa che mi sono anche impegnata. Purtroppo non è servito. Alice, sei davvero sveglia. Ti accompagno a casa. Stia attenta, può essere pericoloso sporgersi. Dottoressa Wayne, che bello rivederla. Salve, Jeff. Salve. Allora, come va la lingua? Ah, molto meglio, grazie. Sì, ha fatto altre visite. È difficile, dottoressa. Ora devo arrivare a Brockton. Suo padre purtroppo non lavora più. È meglio così. Sì, lo so. Ci ha invitato tutti nella sala comunale e ci ha detto come stanno le cose. Nessuno osava chiederglielo. È una persona che tutti rispettano. Sì. Vediamo un po'. Sta molto meglio, sì. Grazie. Però basta fumare. Sì. Ma come mai questi astici non scappano dalle gabbie? Sì. Perché non possono uscire. Lo vede? Loro entrano, ma non sanno uscire. Lo dico sempre a mia moglie. È come a Marbled. Questo paese non ti molla mai. Oh. Guardi. Questo è uno splendido esemplare. È per lei, dottoressa. Oh, per me? Per la visita che mi ha fatto. Al momento sono un po' a corto di soldi. Ah, sì. Qui da voi si paga ancora in questo modo. Per lei va bene? Certo, certo. Non ci sono problemi. Grazie, Jeff. Grazie a lei. Arrivederla. Arrivederla. Natalie. Suo padre non ha venduto. Il dottor Martin ha trovato qualcosa di meglio. Riporti dentro le sue cose. Le spiegherò tutto in macchina. Si sbrighi, Louise! Arrivo! Ciao. Ah, vedo che Jeff ha pagato il suo conto. È bello vedere che alcune cose non cambiano. Chissà se il mio successore accetterà questa valuta. Io credo di sì. A me piacciono molto i crostacei. Natalie. La mia grande piccola bambina. E tu? Stai aspettando qualcuno? Daniel mi ha invitata a cena stasera. Non solo hai portato l'antipasto, ma perfino la mia ospite. Resti anche tu. Adesso dobbiamo brindare al mio successore, all'amore e alla vita. Ha ha ha.
No, allora vi lascio da soli. Possiamo stare insieme un'altra volta. Ci vediamo lunedì in ambulatorio? Certo, dottoressa. E non mettere di nuovo troppo sale nella zuppa. Quale zuppa? Scherzo. Ah. Resterò da queste parti per parecchio tempo e vorrei comprare una canoa. Ah? Una a due posti. Hai esperienza nel campo? Sì, assolutamente. Spero che non sia troppo cara perché mio padre pretende un patrimonio per acquistare il suo ambulatorio e... Ma se a lei va bene potrei anche pagare